Benvenuto al nostro Alexis. Ciao a tutti. Prima di iniziare, scusami, ma ho un piccolo fastidio nella giacca. Cos'hai? Che è successo? Un piccolo fastidio, c'ho proprio una cosina che nella giacca mi dà fastidio. Lui è considerato uno dei più grandi escapologi del mondo, sei uno dei due più veloci, no? 29 maggio del 2009 ho battuto quelli che erano i principali record di Harry Houdini, ho portato in Italia due dei più importanti record di escapologia, che sono appunto quello dell'evasione da un paio di manette in 2 secondi e 16 e da una camicia di forza in 10 secondi. Anche Harry Houdini poi non voleva diventare famoso come escapologo, poi è passato la storia per quello, ma lui voleva diventare the king of the cards, cioè il re delle carte, poi è finito a fare un'altra quello cosa. Che cerco di fare non è esclusivamente l'illusionismo, ma cerco di unire quello che è il trasformismo, la danza classica, la mimica, il teatro, le ombre cinesi. Tu sei laureato in economia, però anche. Sono laureato in economia. Beh, insomma, tra economia e magia, ultimamente, non è che ci sia poi... No, infatti è interessante. In realtà le illusioni e qualunque forma d'arte di questo tipo ha di per sé una componente razionale, quindi non c'è solo una parte creativa. Dato che comunque io sono figlio d'arte, almeno per quanto riguarda l'illusionismo, non per quanto riguarda la danza. Perché anche tuo padre faceva escapista, illusionista. Esattamente. Senti, come conquisti una donna tu? Potresti ad esempio prendere... Quello è un filo, no? Un filo, esatto. Potresti semplicemente accenderlo e si trasforma in una collanina. Potresti donare una collanina a un ragazzo. Applauso ad Alexis.